Eccoci qua, salve a tutti, buonasera, rieccoci nuovamente in diretta. Di cosa parliamo? Come iniziamo queste quattro chiacchiere del martedì dell'astrofilo? Allora, volevo parlare della situazione attuale, visto i discorso telescopi, mancanze materiali e quant'altro. Allora, volevo un pochettino sfatare questa cosa perché si sta creando un allarmismo attorno a questa situazione un pochettino particolare. È vero che ci sono delle mancanze di prodotti per diverse motivazioni, però c'è anche da dire che comunque come dire, che comunque alla fine i prodotti bene o male si trovano, a volte vanno preordinati, quindi ci possono essere dei piccoli ritardi e bisogna avere un po' di pazienza per averli, ma non che non ci sono o che non è, o che l'astronomia sta subendo una crisi del settore. Cioè, la crisi del settore, se noi astrofili abbiamo il timore di non trovare più i prodotti, ma io credo che una montatura che possa essere Celestron, possa essere SkyWatcher o di un altro brand, è sempre una montatura equatoriale. Quindi, se uno vuole una montatura equatoriale, si sceglie una montatura equatoriale a cui si abbina poi dopo un tubo ottico, si abbina poi un'ottica col quale fare riprese o fare visuale o quello che sia. Come ad esempio i Dobson ci sono Dobson di... a volte si trovano della SkyWatch, a volte della GSO, a volte della Leeuwenhoek ora. Anche questi Dobson qui, quindi a volte della Omegon e quant'altro, quindi ci sono comunque prodotti alternativi per poter fare l'astronomia, per poter fare comunque l'astrofilia, per poter vivere questa passione come anche accessorio oculare. Ad esempio, noi con il marchio OTS, diciamo i prodotti sono tutti disponibili, abbiamo diverso materiale disponibile, quindi se c'è necessità, comunque ci sono gli accessori, ci sono gli attrezzi, ci sono le camere, c'è tutto. Quindi alla fine io credo il fatto che uno si sia abituato a determinati brand, beh, io penso che questo sia il momento in cui uno deve iniziare a decidere più che altro, come a volte io do consigli a chi mi chiede quale sfondazione sia giusta, è quello di abbinare la giusta montatura con il giusto strumento. Quindi, se che ne so, vogliamo prendere un tubo che pesa 7 kg, lo vogliamo mettere una montatura che può sopportare 5 kg, in quel caso è sbagliato. Quindi ecco, cioè, uno deve fare dei discorsi un po' più pratici,
al momento. Poi è naturale, se uno è affezionato alla marca e affezionato al brand, o per un discorso perché dici io mi trovo di più con quel tipo di marchio, beh, come per il settore automobilistico, come per il settore delle moto e quant'altro, nulla vieta di fare dei preordini, di decidere di prendere dei prodotti, di acquistarli e poi quando saranno disponibili di riceverli. Uno ovviamente se non si fida a pagare l'intero importo può tranquillamente fare che ne so, dare un acconto, dare una somma per bloccare il prodotto. Mi dice sì, ma allora questa serata noi parliamo di più un settore commerciale. No, non è un settore commerciale, ma più che altro è un discorso per sfatare un pochettino questa storia dei prodotti, perché vedo che si è congelato un pochettino il settore astronomia, vuoi un po' per la difficoltà di fare le serate e quant'altro, ma comunque le inizieremo a fare in live, quindi le nostre serate ci saranno, appena il tempo migliorerà faremo queste cose, daremo spiegazioni, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguiteci in modo tale da poter rimanere aggiornati sulle diverse opportunità e su tutto quello che faremo ogni martedì. Quindi io vi consiglio di seguirci e di non lasciar perdere il discorso, ma di seguirci di volta in volta in modo tale che potete anche fare domande se avete curiosità, se volete sapere come siamo messi con il settore, come quali sono gli avvenimenti e quant'altro. L'unica cosa certa è il discorso purtroppo dei prezzi, ma quel discorso dei prezzi è legato al fattore purtroppo dei trasporti, è legato al fattore della benzina che aumenta, quindi ci sono diverse cose che comunque comportano un pochettino degli aumenti dei prodotti, però poi ci sono dei brand invece che comunque nonostante tutto riescono a mantenere i prezzi non troppo alti o bene o male sempre uguali. Quindi ecco, non spaventiamoci davanti a questa situazione, ma cerchiamo di rimanere compatti e comunque anche di far crescere un gruppo astrofili, di parlare di astronomia, di dire la vostra, di raggrupparci. Cioè, ovviamente l'astronomia è bella per tante cose, e poi chi cerca di viverci con questa passione è un altro discorso, ma lo si vive sempre grazie a voi, lo si riesce a vivere grazie a coloro che seguono Ottica Telescopio, ma come seguono tanti altri rivenditori, tanti altri esperti del settore. Quindi poi, come vi ho detto, in questi martedì dell'astrofilo cercheremo anche di, che ne sanno soprattutto di astronomia, e poi anche il discorso che molti stanno attendendo il Black Friday per fare l'affarone, anche questo è un po' è così e così, perché comunque bisogna stare attenti da cosa si prende, a cosa si trova, al prezzo in cui si trova, poi soprattutto il discorso della garanzia, che è molto importante, perché finché parliamo di cose così va bene, ma se parliamo di prodotti elettronici che possono avere necessità di garanzia, manutenzione, di consigli, manuali, eccetera, eccetera, e lì entrano un po' di problemi e quindi, perché poi dopo, ecco, molte volte mi capita di persone che acquistano telescopi e che dicono non vedono niente. Mi capita a volte di vedere persone che hanno fatto acquisti su altri settori e noi comunque offriamo un servizio di assistenza, dico, di aiuto anche per coloro che hanno acquistato altrove e quindi vogliamo aiutarli
ad utilizzare al meglio il loro strumento, però poi dopo ci accorgiamo che ad esempio manca il manuale, poi comunque ecco, non avendo il supporto si rischia poi di abbandonare questa passione, di abbandonare lo strumento, di abbandonare il telescopio, e questa è una cosa brutta perché non c'è alla base chi dove poter un punto di riferimento, ecco, dove uno ci si può rivolgere. E questa è una cosa importante, una cosa che uno deve considerare. Quindi non stiamo solo a guardare il prezzo, ma guardiamo anche a tanti altri servizi, a tante altre cose. Poi ritorno al discorso Black Friday, con la scarsità dei materiali non credo che ci saranno grandi offerte, ma soprattutto attenzione perché poi possono capitare che... Ma non parlo da un punto di vista di ottica e telescopio, perché sul nostro sito le disponibilità, le quantità sono reali, quindi se il prodotto è scritto da su ordinare, è da ordinare, se da prenotare, quindi eccetera eccetera, ma se è disponibile, è disponibile. Quindi noi abbiamo diversi prodotti disponibili e ci siamo comunque attrezzati per questo problema, diciamo così, tra virgolette, ma non proprio un problema. E quindi, però, altri invece a volte ci possono giocare, cioè facendo sì che uno acquista e poi dopo resta in attesa per mesi e mesi, quindi inconsapevole che poi ci sono altri che hanno realmente disponibili prodotti. Se poi dopo uno dice no, io va bene, acquisto lì perché mi fido di quello, perché ok, va bene così, attendo pure che ben venga. Però comunque vi dico, non creiamo allarmismo, non creiamo falso allarmismo in merito a questa cosa della mancanza dei materiali, dei telescopi, eccetera, eccetera. Non è proprio tutto così. Cioè, si è creato molto allarmismo, si è creato molta preoccupazione su questa cosa, ma le aziende si stanno tutte attivando per fornire sempre i materiali, a volte c'è qualche ritardo, c'è qualche attesa, ma non è che i materiali mancano o che lì non ci saranno più prodotti o quant'altro. Cioè, quindi, poi torno a ripetere, noi ci siamo attrezzati in un certo modo, poi se avete delle domande per chi è collegato e vuole sapere delle informazioni in più o ha delle curiosità da chiedere, le puoi scrivere nella chat e sono lieto di dare risposte in merito. Ecco, quindi sono le nostre quattro chiacchiere di oggi, giusto per iniziare un primo incontro del martedì dell'astrofilo. Poi, come dire, speriamo che i prossimi possiamo iniziare a fare delle live se il tempo lo permetterà, così in modo tale cercheremo anche un po' di osservare il cielo, stando anche seduti comodamente dietro al computer, quindi anche stando un po' a calduccio visto che siamo in un periodo invernale. E bene, nel frattempo comunque vedo che si stanno collegando altro con il vostro mi piace e iscrivetevi, facciamo crescere questo canale quanto più possibile in modo tale che aiutate anche Ottica Telescopio a crescere, a dedicarsi di più, a migliorare i contenuti e quant'altro. Senza il vostro aiuto tutto questo non può avvenire, quindi c'è necessità del vostro supporto. Allora, quindi quattro chiacchiere dal cielo. E dico, quindi abbiamo parlato un pochettino del discorso telescopi, mancanza, eccetera, eccetera, dove vi ho spiegato che comunque non c'è nulla di allarmarsi, la disponibilità per quanto ci riguarda, quindi te l'ho detto. Poi in merito al Black Friday, cosa ci aspettiamo con il Black Friday? Il Black Friday sarà un po' particolare quest'anno perché i pochi prodotti che ci sono non credo che andranno molto in super offerte particolari. Ovviamente forse sarà più una cosa per i bambini, però a proposito di bambini, ho letto ultimamente sempre in merito ad alcuni siti che cercano di pubblicizzare telescopi
da consigliare, eccetera, eccetera. E ho visto che a volte consigliano dei prodotti che dal mio punto di vista non sono proprio per nulla da considerarsi nemmeno telescopi, ma più che altro giocattoli veri e propri, plasticosi, ma diciamo per bambini piccoli, farli giocare, ecco, giusto tanto per, ma non che siano strumenti da poter osservare. Altre cose, cioè tutto più al massimo uno può guardare un po' la luna e qualche cratere, giusto tanto per. E sì, perché vedo che ultimamente, sempre in merito al discorso Black Friday, per spingere le persone all'acquisto su famosi siti, tendono poi a pubblicizzare dei prodotti che realmente io credo non vadano nemmeno pubblicizzati, tipo come dei telescopietti di apertura da 60 su montatura alta azimutale, ma che sono montature che sembrano stecche di biliardo, che forse la stecca dello biliardo è più resistente rispetto al treppiedi, al cavalletto che vogliono darvi. Quindi vedo che comunque questo, ecco perché dicevo il discorso dell'allarmismo, questo allarmismo è stato creato un pochettino anche per una questione più economica, più per far vendere prodotti così che poi alla fine chi lo compra poi cioè, farà solo giocare, perché veramente non si possono vedere siti dove ci sono i cosiddetti esperti improvvisati che consigliano cose veramente che non si possono né vedere né sentire, e dici, ma è mai possibile che. Però purtroppo sono anche siti molto visitati, molto quindi che comunque portano visite e vendite ai siti dove consigliano. Ovviamente un inesperto che si trova a cercare su Google all'improvviso si ritrova a vedere queste cose, e quando poi alla fine ti ritrovi a vedere determinati prodotti consigliati, dici, ma che cavolo, ma che stanno consigliando questi? Però intanto ci stanno, e quindi ecco un'altra cosa che volevo dirvi. Avevo messo in appunto questa cosa propriamente da dire e da consigliare. Poi a fianco a me, nella foto qui accanto, ho messo l'osservatorio di Campocatino, che speriamo un giorno di poterci riandare in tranquillità. Perché poi Campocatino è una bella zona dove il cielo è abbastanza bello e molto limpido, cioè si riescono a fare belle osservazioni, e poi c'è un piazzale con uno spazio a 360 gradi, dove uno quindi ha il cielo veramente completamente libero fino all'orizzonte, e si può osservare di tutto e di più fino all'alba senza nessun problema. Poi, ecco, se qualcuno ha qualche domanda sempre da fare inerente all'astronomia, ai telescopi, avete qualche domanda inerente a un utilizzo, vi serve un aiuto in merito a qualcosa, chiedete pure e non c'è problema, facciamo questa oretta di compagnia insieme, almeno come prima puntata, e poi ci riaggiorniamo martedì prossimo senza nessun problema. Quindi poi ogni martedì vediamo di cosa parlare e cosa fare. Casomai vediamo anche qualche prodotto nuovo, parliamo di qualche prodotto, dei filtri, eccetera, eccetera. Quindi ci sono molti argomenti che possiamo parlare tutti insieme. Però se voi avete domande e curiosità è meglio ancora, perché così facciamo la serata sugli argomenti che
che piacciono di più a voi. Se poi tranquillamente le potete scrivere anche nei commenti sotto, potete scrivere i vostri, quello che chiedete, quello che, un video che vi piacerebbe vedere o un argomento che vorreste che uno trattasse. Visto che non ci sono domande, io ho detto quello che dovevo dire in merito al discorso che vi ho detto prima, e penso che allora ci possiamo anche salutare e ci possiamo aggiornare al prossimo video, quindi martedì prossimo. Casomai vediamo se i video non saranno in live. Saranno registrati e così in modo tale saranno anche più fluidi e più qualitativamente visibili, migliori. Poi vediamo in base a quello che volete voi, mi scrivete voi nei dettagli. Anche se dobbiamo, volete che facciamo un corso, qualcosa. Bisogna un po' di capire i vostri pareri, di sentire un po' le vostre idee. Visto che è da un bel po' che non ci si vede e ci si sente. Va bene, allora saluto a tutti, tutti coloro che si sono collegati, vi ringrazio per esservi stati qui ad ascoltarmi, e coloro che si sono collegati. Li ringrazio anche per pochi secondi, per pochi attimi che hanno ascoltato quello che stavo dicendo, quindi, e poi ci aggiorniamo. Quindi buona serata a tutti e al prossimo video.